Beppe Grillo lancia sul suo blog le nuove regole per le candidature alle europee e fissa una penale di 250.000 euro per chi non rispetta il codice di comportamento. Claudia Mazzola. Candidati alle europee, istruzioni per l'uso. A dettarle Grillo con il comunicato politico numero 54. Sono candidabili gli iscritti entro il 31 dicembre 2012, due i turni di votazione. Possono esprimersi gli attivisti registrati entro il 30 giugno 2013. Cambio di passo invece del movimento sul capitolo alleanze. Scelta obbligata, chiariscono, dal regolamento europeo. Fatto sta che Grillo mette in conto la costituzione di un gruppo con colleghi di altri paesi e quindi di altri partiti. Ci sarà prima un confronto dei parlamentari che saranno lì e potranno conoscere fisicamente queste persone e confrontarsi sui temi. Grillo, essendo il leader politico del Movimento 5 Stelle, poi sottoporrà alla rete questa domanda. Di fatto l'aggregazione avverrà su proposta di Grillo, alla rete solo il compito di ratificare. Paragrafo a sé merita la comunicazione. Comunicazione importante, soprattutto in ambito europeo. Ogni deputato sarà affiancato da due assistenti solo per la comunicazione, scelti direttamente da Grillo e Casaleggio. Troppi, commentano i critici, vogliono blindarci, mentre arriva nero su bianco la sanzione, sulla quale alcuni costituzionalisti avanzano più di un dubbio, per chi non rispetta il codice di comportamento. Farsi espellere costerà 250.000 euro e dagli espulsi c'è chi ironizza. Io ho chiesto il rimborso. Primo punto del programma, il referendum sulla permanenza nell'euro. Facile dire fuori, commenta il senatore Vacciano, finito, secondo alcune indiscrezioni, in una nuova blacklist insieme ad altri sette.